Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video oggi, video dove parliamo del Milan, oggi, cioè ieri, a parte essere stato ufficializzato Okafor, sto facendo le visite mediche, è stato annunciato un accordo tra società e anche calciatore di Samuel Schwed, che sarà il nuovo giocatore del Milan. Ora, pensiero, allora. Fai un grandissimo upgrade sulla fascia destra, in generale fai un grandioso upgrade sulla in attacco, perché sostituisci in per cioè perché praticamente sostituisci Origi, Prendiaz e Rebic con Okafor, Pulisic e Chukwueze. Comunque ci sarà un grandissimo upgrade sulla fascia destra che ci può giocare sia Chukwueze sia Pulisic, sia Saremekers sia Messias, quindi hai con quattro possibilità, hai molta utilità nel gioco perché Pulisic li può giocare a sinistra, li può giocare trequartista, come Okafor che può giocare in tutte e tre le posizioni, e quindi io da Chukwueze cioè Chukwueze e Okafor sono proprio delle promesse delle giovani scommesse del calcio europeo, perché hanno molta esperienza nel calcio europeo, soprattutto Okafor, che ci ha giocato contro di lui, ha fatto un mostro, ha fatto ubriacare Kalulu a parte a parte che quest'anno non abbia fatto così bene, è molto difficile fare con voi le cose su Kalulu. I Kalulu di questi 2 anni sono 2 Kalulu diversi. Poi, allora, hai sicuramente due promesse su cui puoi contare. Una tu utilità incredibile, potresti cambiare modulo in partita in corso, perché comunque hai due tre quartisti, hai trequartisti, quattro alle destre che potrebbero diventare tre, speriamo che quattro Messias, e due mesiasti, due alle sinistre, no, tre alle sinistre, Okafor, Leao e Pulisic, e due attaccanti che sono Okafor e Giroud. Quindi hai molta, molta utilità, possibilità di cambiare modulo. Allora, potrebbe finire come la coppia Fassone di Mirabelli, che hanno comprato 8 giocatori e non hanno fatto praticamente niente. Sì. Allora, si stanno facendo riscattare la società, Furlani è mancata, anche se. Cioè, perché criticare loro si criticava all'epoca la cessione di titolari con Cardinale, e questo quasi non significa che è stato perdonato la questione Maldini, però un gran colpo, 2 colpi in 24 ore, perché cioè Okafor, che non lo sapeva nessuno, e in un giorno già sta facendo le visite mediche, e che comunque costava 20 milioni, 20-25 milioni, e l'ha pagato 15, quindi un applauso a Moncada e Furlani. Poi c'è Chukwueze. Allora, speriamo che facciano bene. E adesso credo che non manchi nessun colpo, perché hai un portiere in difesa sempre benissimo, sì, il terzino sinistro, però lì non è una cosa da strapparsi i capelli e trattare così, come tipo è stato per Pulisic e Chukwueze, che comunque non hai preso Danjuma, hai preso Okafor e Chukwueze, e devo ancora
come si dice, devo ancora abituare a dire Okafor, che invece Okaford, ma devo per tutto l'anno Okaford. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, anche la vostra via di saluto. Ah no, perché domani iniziano i video di Francesco tecnicamente, vediamo. Quindi credo vediamo, boh, anche se molto probabilmente farò dei saluti ogni fine del video, quindi ci dovremmo vedere domani con un nuovo, ovvero uscirà comunque un nuovo video, devo vedere un po' e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bella ragazzi!